sera su Il Valore della Differenza Magazine, puntata speciale dedicata ad alcune particolari scelte professionali effettuate dalle donne della nostra regione. Perché alzarsi all'alba per commercializzare il pesce? Perché degustare ogni giorno decine di vini? Perché produrre una calzatura che nessuno utilizza più? Lo scopriremo nel corso di questo appuntamento con Il Valore della Differenza. Dunque buonasera, benvenuti a questa nuova puntata della trasmissione Il Valore della Differenza Magazine, appuntamento quindicinale dedicato alla valorizzazione dell'imprenditoria femminile della nostra regione. Abbiamo appena sentito dai titoli che in questa puntata si parlerà di scelte delle donne, scelte professionali insolite che condizionano in molti casi anche la vita personale. La scelta dunque come filo conduttore di questa nuova puntata. Cosa c'è a monte e perché una donna sceglie di cambiare improvvisamente la propria vita per una professione diversa? Scelta forzata o passione improvvisa? Abbiamo voluto confrontare le scelte di tre donne diverse, ma tutte con un comune denominatore: vivere da donne nelle professioni degli uomini. Quando si parla dei soggetti impegnati nella filiera ittica non bisogna dimenticare l'importante ruolo svolto proprio dalle donne. Sono gli uomini, è vero, che prendono il largo con i pescherecci, ma al mercato il pesce è venduto dalle loro mogli, madri e sorelle, così come spetta loro la gestione della ditta e della famiglia. Sentiamo allora Cinzia Guidi, socia dell'associazione Penelope Le Donne nella Pesca. Anch'io sono moglie di un pescatore, mio marito è proprietario di un motopeschereccio, capitano e armatore, anch'io sono stata catapultata in questo mondo mio malgrado e come Stefania faccio questo lavoro con tutta la passione che giorno per giorno aumenta, perché ovviamente facendolo con passione si migliora sia la vita lavorativa della famiglia e soprattutto sostenendo il marito, perché è un lavoro difficile, e mettendo tutta la passione cerchiamo di andare avanti giorno per giorno. Ovviamente è un lavoro molto 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 difficile, io non mi aspettavo tutto questo. Ci alziamo la notte alle 2, commercializziamo e vendiamo il nostro pescato, quello che mio marito e come tutti i pescatori portano la notte nella panchina, lo portiamo al mercato ittico, lo vendiamo e poi smettiamo il ruolo di donne nel mondo della pesca e vestiamo il ruolo di mamme, perché abbiamo tutti una famiglia, dobbiamo portare tutti i bambini a scuola, fargli fare i vari sport e poi fine settimana diventiamo anche mogli, perché i nostri mariti tornano il giovedì e quindi smettiamo il ruolo della donna nella pesca e diventiamo moglie, mamma e donna di casa, insomma. Tutto questo lo facciamo nel modo migliore e sempre con il sorriso sulle labbra, quasi sempre, perché certe volte la stanchezza prende il sopravvento. Abbiamo appena sentito una donna nel mondo della pesca. Cosa può spingere invece una donna a scegliere la professione di sommelier? Lo abbiamo chiesto alle sommelier Serenella Randelli ed Anna Maria Epifani. È venuta dopo come scelta mia personale, perché inizialmente ho fatto l'impiegata amministrativa, ma era una noia tremenda. Dentro c'era la passione per il cibo, per il vino, per gli abbinamenti che me l'aveva trasmessa mio padre, con il quale fin da piccola andavamo a comprare bestiame, perché mio padre era un macellaio, e era la trasgressione, papà, era la vita. Io non volevo stare in casa come mamma. E a 40 anni, come si dice, mi sono riciclata, ho fatto corsi per sommelier e questo ha tirato fuori la passione che c'era per quanto riguardava appunto il mondo del vino. E non è stata proprio semplice, perché all'inizio era un mondo di solo uomini, pochissime donne, sembravamo delle signore annoiate che andavano in giro per cantine. E la passione c'era, la passione è venuta fuori, e ho insegnato nelle scuole alberghiere e ho insegnato nei corsi per diventare sommelier. Chi sono le donne del vino? Io scherzando dico che è il vino che cammina in rosa ed è il vino fatto dall'altra metà del cielo, ma siamo in Italia ormai 750 e qui nelle Marche siamo una trentina, ed è invece una forza femminile, un sinergismo di lavoro femminile, perché ritroviamo la vignaiola, la ristoratrice, la sommelier, l'enotecaria, la ricercatrice universitaria e tutta la filiera del vino, fino alla giornalista enogastronoma.
Salve, io mi chiamo Anna Maria Epifani e sono il sommelier responsabile dell'Enoteca regionale di Iesi. Sono ingegnere e lavoravo fino a pochi anni fa all'Università di Ancona e per il vino ho lasciato il mio vecchio mestiere e mi dedico totalmente al vino, adesso faccio parte anche delle donne del vino. L'Enoteca regionale appunto si trova a Iesi e in Enoteca noi facciamo tante iniziative, facciamo soprattutto d'inverno serate con la musica dal vivo e degustazione dei vini premiati proprio per invogliare le persone a conoscere meglio il vino e poi teniamo i corsi dell'AIS, Associazione Sommelier, e ci dedichiamo anche all'olio d'oliva per esempio, un altro prodotto sul quale crediamo molto e sul quale pensiamo si debba conoscere molto di più. Che devo dire? Chiaramente il mestiere di sommelier, nel quale poi io sono andata anche avanti perché sono anche degustatrice ufficiale AIS e insegnante dei corsi AIS, mi ha preso talmente tanto appunto da farmi rinunciare a tutti quelli che erano i precedenti lavori che avevo. È un mestiere bello perché con il vino la gente è tranquilla e si trova in piacevolezza e quindi si riescono a conoscere le persone in maniera molto diversa. Sicuramente avevo più da fare prima, avevo degli orari diversi, lavoravo la mattina e adesso invece lavoro soprattutto la sera, tante volte faccio anche molto tardi, però quando lo si fa, quando si fa una cosa in cui si crede, penso che non pesi nulla, insomma, quindi sono molto soddisfatta. La qualità della produzione calzaturiera delle Marche è nota a livello mondiale. C'è però chi ha scelto di scegliere un settore particolare. Oltre alle tradizionali calzature, la produzione di calzari. Sentiamo Anna Piergiacomi, titolare della ditta Lucina Calzature. Opera nel settore calzature da 30 anni, ho sempre fatto tomaie e da 4 anni ho il marchio Lucina Calzature, che è nato dietro a una curiosità, a una ricerca curiosa sulle calzature dell'antica Roma e ha portato alla costruzione di calzature assolutamente particolari perché praticamente sono costruite come nell'antica Roma con pellami e cuoi vegetali, hanno una particolarità nel senso che danno la sensazione di camminare scalzi anche se sono dei modelli un po' particolari, strani. La mia azienda ha 22 dipendenti e sono esclusivamente donne e lavoriamo per diversi marchi della zona e anche fuori della regione. Ho anche delle esperienze di consulenza, di organizzazione aziendale in grandi ditte sia in Italia che all'estero e la mia esperienza comunque di donna nell'impresa, diciamo che dal mio punto di vista non cambia molto rispetto a un'impresa maschile, ma in più ha delle specificità e delle caratteristiche che in un'impresa maschile secondo me non ci sono, cioè ci sono delle attenzioni maggiori alla famiglia. In effetti le mie dipendenti la maggior parte fanno part time per necessità obiettive di famiglia, figli o persone anziane, quindi queste secondo me sono peculiari delle aziende femminili. E con la testimonianza della signora Anna Piergiacomi siamo giunti al termine anche di questa puntata. Vi ricordo che ulteriori informazioni sugli argomenti trattati sono disponibili nel sito www.unicam.it/ilvaloredelladifferenza. L'appuntamento è per il prossimo 29 giugno, sempre alla stessa ora, con il valore della differenza, il valore aggiunto dell'impresa al femminile. Grazie per averci seguito e buona serata.